say which we won't understand. Don't accept what's happening. Mi viene da ridere perché io non è che li cerco i testi, no, ma mentre metto l'intro e vado a parlare di certe cose, mentre ascolto e capisco, non mi vanto, ma così, senza aver letto i testi, le canzoni sono più difficili da capire. Capisco l'85%, il 90%, no? E mi rendo conto che quello che dice la canzone in qualche modo match e è in sinergia con quello che sto per andare a dire, quello che ho detto nel video precedente in particolare. Vabbè, qualcuno nel mio passato potrebbe dire è la sincronicità. Dai, un minuto e rotti di intro inutile. Allora dai, stasera vi parlerò un pochino di Gurgel, secondo me qualcuno se l'aspetta. Allora, adesso, che poi Gurgel è Uspensky, non è Gurgel. Non leggete un cavolo di questo nei libri di Gurgel, leggete nei libri di Uspensky, frammenti di un insegnamento sconosciuto. Allora, qualche giorno fa ho visto un video di un ragazzo, secondo me, sì, non è un giovane. Da quello che racconta non è un giovincello. Nemesi Aeterna New Horizon. E tra l'altro è scritto, il suo canale è scritto con dei caratteri che si fa un po' fatica a capire. Bisogna mettersi lì un attimo e dire che cacchio ha scritto questo qua. E lui fa tutte delle dissertazioni. E a un certo punto si è messo a parlare, non mi ricordo il titolo del video, si è messo a parlare del, fondamentalmente si è messo a parlare della legge del 3. La legge del 3. Cos'è la legge del 3? La legge del 3, Dio è trino, no? Dio è trino, lui non parla di cose mistiche, e parlo io, la legge del 3. Cos'è la legge del 3? Dio, Padre, Spirito Santo, Iva, Shiva, quelli indiani non me li ricordo. Protoni, elettroni, neutroni. Positivo, negativo, neutralizzante. Forza positiva, negativa, neutralizzante. Tesi, antitesi, sintesi. Il mondo è governato dalla legge del 3. Riusciamo a capire la tesi e l'antitesi da un punto di vista razionale, ma non, perché siamo nella dualità. Nella dualità. Per superare la dualità occorre comprendere la forza neutralizzante in tutte le cose dei fenomeni che ci avvengono. E i fenomeni avvengono così. Succede qualcosa contrario a qualcosa e poi c'è una terza forza che porta a un equilibrio. Tesi, antitesi, sintesi. Positivo, negativo, neutralizzante, ma è un qualcosa che la nostra mente dialettica non lo concepisce. Lo concepisce semmai il nostro lato analogico, il nostro lato che regna in ciò che non conosciamo. E poi c'è un'altra legge, andrò oltre. In questo video qua darò degli spunti. La legge del 7. La legge del 7. Allora, il signor Gurdjieff, secondo quanto riportato dal signor Uspensky, raccontava che le cose si evolvono
secondo ottave. Ottave. Le ottave sono composte da sette passaggi, sette sono i giorni della settimana, sette sono i chakra, sette sono tante cose, sono i nani, sono anche i nani, i sette nani. Il sette è un'altra delle leggi di questo mondo. Il signor Uspensky direbbe dell'universo, ma non lo so se esiste l'universo, sinceramente non lo so. Cioè sì, esiste l'universo, però non come lo concepiscono la maggior parte della gente, no? Che c'è lo spazio, gli universi. Io sono dell'avviso che siamo su una terra piana, e non è quello che dice il signor Uspensky, dice delle altre cose. Do solo delle cose molto superficiali, amici miei. E poi esiste l'enneagramma, che è uno schema che mette insieme la legge del 3 con la legge del 7. È uno schema e serve a... Allora, io l'ho imparato sostanzialmente per classificare certi esseri umani. Funziona? Sì, in parte ha un senso, in un'altra parte un po' meno. Non voglio divagare, rimaniamo qua. L'enneagramma è un simbolo, poi se mi gira lo appiccico come immagine al video, se riesco, se non mi porta via troppo tempo. Però non volevo parlare dell'enneagramma, volevo parlare della legge del 3 e della legge del 7. Magari è qualcuno interessato, magari invito qualcuno a leggere frammenti di un insegnamento sconosciuto che è un mattone. Chi ha voglia, se non ha un centro intellettuale come me, farà molto fatica a leggerlo, molto fatica. E poi dopo entra nel complicato, negli idrogeni, eccetera. Secondo me sono tutte stronzate. Secondo me, mio punto di vista, ho cercato di seguire, in parte l'ho fatto, ho letto tutto. Però si entra dentro in complicazione. Però la legge del 3 e la legge del 7 secondo me hanno un senso. La legge del 7 è quella delle note musicali. E sapete che tra mi e fa e si e do ci sono, allora, non esiste mai il semitono, no? Cioè esiste sempre il semitono, il diesis o il bemolle a seconda se si va su o giù, ma non esiste tra mi e fa e tra do e si, e quelli sono i punti critici. Quante volte avete sentito parlare della crisi del settimo anno? Il matrimonio, la crisi del settimo anno, perché le cose si sviluppano. Do, re, mi, tra il mi e il fa manca il semitono. Non c'è un semitono, guardate la tastiera del pianoforte, non esiste il tastino nero, e così come tra il si e il do. Si, ottava successiva, do, non esiste il semitono. Lì sono i punti di impasse, dove bisogna creare, come dice il signor Uspensky, uno shock addizionale per andare oltre nell'ottava, proseguire nell'ottava. Sono vibrazioni,
vibrazione, la musica è vibrazione, tutto è vibrazione. Vi sto dando solo degli spunti di riflessione e invitarvi a certe letture. Dell'enneagramma non ne parlo. Ciao amici miei, non so a chi interessano questi argomenti. Un saluto.